Perché comunque Napoli nel passato ha portato avanti anche delle battaglie sociali. Ricordiamoci quelle con Juan Jesus, quelle con Koulibaly al tempo. Poi ha fatto anche tante campagne contro la violenza sulle donne. E tu poi vai a prendere un calciatore che ha fatto violenza sulla donna? Sarebbe un tantino incoerente. Buongiorno a tutti, signore e signori. Per me è un buongiorno, per voi però sarà un buon pomeriggio, però ecco, buongiorno non solo come saluto, ma anche come altra cosa, perché stamattina, ragazzi, ci siamo svegliati tutti con un bel buongiorno da parte di De Laurentiis, che ha ufficializzato anche Alessandro Buongiorno, quindi siamo arrivati a tre, e dico tre, acquisti al 13 luglio. Fosse così tutti gli anni sarebbe bellissimo. Allora, ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a fare un po' il recap della giornata 2, del ritiro di Di Maro. Sono successe tante cose, quindi andiamo subito a parlarne. Prima, però, vi ricordo l'iscrizione al canale. Mi raccomando, che è totalmente gratis, e poi attivate la campanellina. Detto questo, cominciamo e partiamo ovviamente dalla parte, diciamo, di campo. Andiamo a vedere un po' cosa è successo sul campo ieri durante il ritiro. Seduta mattutina, ieri ci sono state ben due sedute, una la mattina e una il pomeriggio. Quella mattutina si parte alle 9:30. Ieri mattina, tra l'altro, c'è stato un bel diluvio, quindi si saranno allenati anche col fresco. Esercizi palla al piede in mezzo al campo, si studiano gli inserimenti in attacco, gli 1-2, i tocchi di prima. Diciamo che nella mattinata Conte si è soffermato parecchio sulle soluzioni offensive. E ha lavorato molto su questa coppia di centrocampisti Anguissa-Cajuste, che diciamo era la coppia migliore che è disponibile al momento. Tra l'altro, Anguissa si è beccato i complimenti di Conte. Tra l'altro, ieri è girata anche una bella foto sui social di Anguissa e Conte, che diciamo che si parlano. E Anguissa molto che ride parecchio, molto contento, lo stesso Conte. Quindi attenzione, ragazzi, perché Anguissa, se viene stimolato tanto e se viene rigenerato, Anguissa quest'anno potrebbe essere devastante. Conte indica i movimenti da fare, la velocità e l'intensità del passaggio che vuole rapido e teso verso esterni prima punta. Quello che dicemmo anche nel video dell'analisi tattica, quindi la verticalizzazione rapida verso o gli esterni o la punta. Attenzione qui, questo è il punto fondamentale dell'allenamento mattutino. Ore 10:13, Conte nell'esercitazione tattica prova il 3-4-2-1. A questo punto quindi direi, ragazzi, che sarà questo forse il modulo base, il modulo di riferimento. E ci troviamo, perché comunque il 3-4-2-1 secondo me è il giusto compromesso tra quello che hai oggi in rosa e quello che rappresenta la filosofia di Conte, cioè la difesa a 3. 3-4-2-1 con Juan Jesus e Rafa Marin braccetti e Rachmani centrale. E qua un altro passaggio fondamentale, perché qui vediamo un po' il discorso della duttilità, no? Perché la duttilità non riguarda solo il modulo, quindi saper fare più cose, ma la duttilità riguarda anche il singolo calciatore. Rafa Marin, per esempio, può fare il braccetto destro, può fare anche il braccetto sinistro, volendo, perché all'Alavés giocava sul centro-sinistra. Rachmani può fare il centrale, ma può fare anche il braccetto destro. Buongiorno può fare il centrale, ma può fare anche il braccetto sinistro. Anche più avanti, gli stessi Mazzocchi e Spinazzola possono giocare sia a sinistra che a destra. Quindi è fondamentale che anche i calciatori siano duttili. Lo stesso Folo Runcho, mediano, mezzala, ma anche trequartista. Quindi è importante avere dei calciatori che possono fare più cose. Juan Jesus, Rachmani, Rafa Marin in difesa. Mazzocchi e Spinazzola sulle fasce. Cajuste, Anguissa in mediana. Ovviamente poi, ragazzi, la coppia titolare sarà Lobotka, Anguissa, ma Lobotka sta in vacanza. Politano e Lindstrom sugli esterni. Qua ci parla di esterni d'attacco, quindi sembra più un 3-4-3. Diciamo che cambia poco. E come punta si sono alternati Osimhen e Simeone, quindi formazione che rientra assolutamente nella logica delle cose. Qua abbiamo un'altra bella immagine di Manna al telefono con Sinicropi che gli tiene l'ombrello. E qua, diciamo, a posteriori direi che hanno parlato di buongiorno, perché ieri mattina era il giorno delle visite mediche di buongiorno. 10:50, lavoro senza palla, giri di campo a tempo, e qua abbiamo Osimhen che se la ride. E qui finisce l'allenamento mattutino.
Alle 17:30 inizia l'allenamento pomeridiano e inizia con una seduta, diciamo, a porte chiuse, perché come potete leggere qui, niente tifosi e stampa fino alle 18:15. Poi dopo, diciamo, si riesce comunque a sapere cosa hanno fatto in questi 45 minuti. Seduta tattica in cui Conte ha insistito nelle soluzioni offensive e sull'andare a concludere la fase offensiva ad un tocco. Si è fatto praticamente la fase di rifinitura, diciamo. Anguissa, Kjust molto stimolati dal tecnico e al centro della seduta odierna. Questo è importante. Come abbiamo visto anche nell'analisi tattica, sono i centrocampisti che devono poi portare la palla sulla tre quarti o comunque allargarla sugli esterni. Quindi il lavoro dei centrocampisti nel gioco di Conte è fondamentale. Abbiamo poi la solita partitella, gialli contro blu, e qui potete vedere i protagonisti delle due squadre. Abbiamo qua qualche altro, diciamo, allenamento specifico, soluzioni offensive da parte di questi altri giocatori. Conte che continua a lavorare con Anguissa e Kjust, specialmente sulla fase di possesso. Poi c'è la partitella un 9 contro 7. Contini che fa una bella parata. Gol di Ngong, gol di Khedira. Altra nuova partitella verso le 18:50, blu contro azzurri. Alle 19 esce dal campo Simeone, piccolo fastidio ma nulla di preoccupante, quindi un piccolo acciacco, e poi alle 19:05 si conclude anche la seduta pomeridiana. Quindi questo è quello che è successo ieri sul campo. Tanto lavoro su, diciamo, la fase di possesso e la fase di rifinitura e tanto lavoro dedicato ai due centrocampisti, che in questo caso sono Kjust e Anguissa. Detto questo, passiamo adesso alle cose extracampo. E ieri, ragazzi, sono successe delle cose importanti. Una di queste è ciò che state vedendo adesso, cioè il Napoli ha finalmente cambiato registro per quanto riguarda le amichevoli estive. Vi ricordate gli anni passati come erano gestite le amichevoli? Tutte su Sky, 10 euro a partita. Quindi se ne andavano belle cifre soltanto per vedersi delle amichevoli, che tra l'altro non erano neanche contro, diciamo, squadre internazionali, no? Cioè, non è che tu dici fai la partita contro il Dortmund, contro il Real Madrid, no. Quest'anno le cose cambiano, ragazzi, perché il Napoli ha praticamente creato questo Summer Pass. Come vedete, leggere qui sotto, a partire da venerdì 12 luglio, cioè ieri, fino a venerdì 19 sarà possibile acquistare il Napoli Summer Pass, che darà accesso a tutte le amichevoli estive che si giocheranno a Di Maro e a Castel di Sangro. E questo Summer Pass costa 15 euro. E cosa importante, ragazzi, la partita contro la Naune, quindi la prima che si giocherà il 16, sarà visibile a tutti gratuitamente. Cioè, noi siamo passati dal spendere 10 euro a partita a questo, cioè paghi 15 euro per vederti 4 amichevoli più una gratis. E ragazzi, 15 euro per 4 amichevoli è un prezzo onestissimo, cioè non stiamo parlando nemmeno di 4 euro a gara, cioè veramente un prezzo a mio avviso accessibilissimo a tutti. Io già vi dico che io questo pass me lo comprerò. 15 euro per 4 partite è un prezzo assolutamente ragionevole. Magari un giorno arriveremo a farle proprio gratis, perché comunque se vediamo anche altri club, per esempio a me viene in mente la Fiorentina. La Fiorentina addirittura fa vedere le partite gratis su TikTok. Quindi magari un giorno arriveremo lì. Però già è stato fatto un grande passo in avanti rispetto al recente passato. Ripeto, 10 euro a partita prima, adesso 15 euro, 4 partite. E la cosa ancora più interessante è che queste partite non saranno trasmesse su Sky, ma saranno trasmesse su OneFootball, quindi su un'app streaming. Saranno quindi visibili un po' da tutti i dispositivi. Si possono vedere in TV, sul cellulare, su tablet, su qualsiasi dispositivo possibile e immaginabile. Questo è un altro passo in avanti importante. Non ci limitiamo più a Sky, ma estendiamo, ecco qui, From Napoli to the World, tramite OneFootball, appunto, From Napoli to the World. E come si acquista questo pass? C'è scritto qui sotto, basta registrarsi alla piattaforma di OneFootball, quindi fate l'accesso oppure vi registrate se non avete mai fatto l'accesso su quest'app. Digitare sulla barra di ricerca Napoli, accedere al profilo del club, selezionare la sezione partite, cliccare su una delle prossime gare amichevoli e poi completare l'acquisto. Guarda, me lo faccio proprio in diretta. Allora, andiamo, ecco qua, ci porta direttamente
a Napoli Mantova, basta cliccare qui, acquista per 15 euro. Poi ovviamente qua devo mettere i dati, comunque mettete i dati e poi vi sbloccherà le 4 partite. Quindi bravo Napoli anche sotto questo aspetto. Un altro grande passo in avanti fatto quest'estate e sarò contentissimo di spendere questi soldi perché se lo meritano. Andiamo avanti. Abbiamo un nuovo partner, ragazzi, tra le fila del Napoli ed è Enel che diventerà Global Energy Partner. E diciamo nel pratico cosa vuol dire? Che praticamente Enel diventerà diciamo un protagonista sui cartelloni sia allo stadio che nei ritiri. Infatti è circolata negli ultimi giorni questa foto, diciamo questo video dove si vedono appunto questi cartelloni a Di Maro con sopra scritto Napoli Powered by Enel, quindi diciamo che c'è stato un mezzo spoiler. Uno dei tanti partner che vedremo sui schermi e i cartelloni del Maradona. Però io voglio soffermarmi su una cosa, ragazzi. I partner attuali del Napoli sono MSC, Coca-Cola, Emporio Armani, Enel. Quattro sponsor coi contro K. E non vado oltre. Cioè, anche sotto il punto di vista degli sponsor, un'internazionalizzazione bella potente. Poi se ci mettiamo dentro magari anche un Amazon. Non sarebbe male, mo ho visto che eBay probabilmente è scaduto la partnership, però la cosa che mi sorprende è che tu sei riuscito a fare queste partner adesso, cioè senza le coppe, fa impressione, pensate, c'avevamo la Lete, c'avevamo sponsor comunque locali, adesso c'è Coca-Cola, c'è MSC, cioè brand partner mondiali. Siamo diventati veramente una realtà mondiale, appetibile da parte di qualsiasi tipo di sponsor, perché se c'hai Coca-Cola tu veramente puoi arrivare a tutto. Chapeau, quest'estate sto facendo soltanto complimenti e chapeau al Napoli e sono contentissimo di farli perché queste sono le dimostrazioni che il Napoli quando fa le cose bene i risultati si vedono. E sono contentissimo perché vuol dire che il Napoli sta veramente diventando, sta diventando più mondiale e proprio il detto From Napoli to the World si sta vedendo sotto questo punto di vista. Quindi bravi, veramente, complimenti. Passiamo adesso al calciomercato. Popovic e Davino potrebbero andare in prestito alla Turris, quindi andrebbero a farsi un po' le ossa in Serie C. Popovic dal Monza passa alla Turris. Vabbè, diciamo che il prestito al Monza era più un prestito per inserirlo in una realtà nuova come l'Italia. Però adesso passiamo alla notizia, quella più, ecco, la notizia, diciamo, principe della giornata di ieri. Greenwood. Allora, praticamente Sky ci ha praticamente detto che il Napoli si sarebbe inserito negli ultimi giorni per Mason Greenwood. Giocatore che attualmente è del Manchester United e che sarebbe vicino al Marsiglia per una cifra di 31,6 milioni più percentuale sulla futura rivendita. Ora, ragazzi, qual è il punto della questione? Allora, Greenwood, lato calciatore, penso che sia uno dei talenti più cristallini che ci sono al momento. È un ragazzo di 21 anni, quindi, anzi, no, 22, comunque è un under, ok? Quindi per le liste, tanta roba. È un giocatore, ragazzi, che ha un talento sopraffino, che è bravissimo, è ambidestro, usa bene sia il destro che il sinistro e nel 3-4-2-1 di Conte potrebbe tranquillamente giocare nei due dietro la punta o comunque sugli esterni, indistintamente a destra o a sinistra. Nell'ultima stagione al Getafe comunque aveva fatto bene tipo 8 gol e 6 assist. Il problema di Greenwood è la vicenda extracampo, perché penso che lo sappiate un po' tutti voi, Greenwood è stato protagonista in negativo di un episodio dove Dico ha maltrattato la compagna, perché lui c'ha una compagna, tra l'altro questa compagna gli ha dato anche un figlio, quindi ha maltrattato la compagna e uso il termine maltrattato perché quello che vorrei usare, preferisco non usarlo perché non si sa mai, perché YouTube ogni tanto quando sente certe parole si stranisce, quindi lo sapete benissimo di che sto parlando, di che parola sto parlando. Comunque, è la parola che inizia con st e finisce con to, ok? Non vado oltre. Quindi, qual è il punto?
è che lui ha avuto anche un processo a carico, è stato anche in carcere per dei giorni. Il processo poi non si è mai fatto e le accuse, diciamo, sono state ritirate dalla ragazza, probabilmente. Avete capito? Ma il caso è stato chiuso, però non è stato chiuso perché Greenwood è innocente. È stato chiuso perché la ragazza ha ritirato le accuse, così, da un momento all'altro. Quindi effettivamente non abbiamo la conferma che Greenwood non ha fatto niente. Il dubbio rimane. E io onestamente, ragazzi, non so cosa dire. Cioè, il calciatore, secondo me, fai un colpaccio se lo prendi, però ti vai a mettere dentro casa un ragazzo che fuori dal campo inevitabilmente farà parlare di sé negativo. Va anche a risentirne un po' l'immagine del Napoli, perché comunque il Napoli nel passato ha portato avanti anche delle battaglie sociali. Ricordiamoci quelle con Juan Jesus, quelle con Koulibaly al tempo. Poi ha fatto anche tante campagne contro la violenza sulle donne. E tu poi vai a prendere un calciatore che ha fatto violenza sulla donna? Sarebbe un tantino incoerente. Quindi onestamente non credo che arriverà, penso sia quella classica voce che viene messa per pressare chi effettivamente vuole prendere il calciatore per dirgli voglio scegliere, muoviti. Onestamente sono molto combattuto perché sì, questo è calcio e comunque a noi interessa il calciatore, però io non riesco, diciamo, ad accettare che in squadra ci sia uno che maltratta la sua compagna, che ha maltrattato la sua compagna. E ripeto, non è stato confermato che lui è innocente. Per me il Napoli non lo prenderà, perché il Napoli su queste cose è molto attento. Un altro problema che si va a creare è di natura numerica, di organico. Cioè, tu oggi nei due trequartisti, no, c'hai Kvara, Lindstrom, Gaetano, Politano, Gonghe, Raspadori, ne hai parecchi. Se prendi Greenwood, ipotizziamo, se prendi Greenwood deve uscire uno. La cosa curiosa è che nella serata, sempre di ieri, è uscita questa notizia, cioè Fabrizio Romano ci ha detto che Lindstrom probabilmente andrà all'Everton, perché vedete, l'Everton ha aperto i contatti con Napoli per Jesper Lindstrom, le negoziazioni diciamo vanno avanti. Il Napoli è aperto alla vendita di Jesper di fronte a una buona offerta, quindi ragazzi, Lindstrom a questo punto direi che lo cederemo. Ripeto un po' quello che ho detto nel video che feci tempo fa su Lindstrom, cioè io penso che Lindstrom possa rivelarsi un rimpianto alla De Ketelaere, no? Lui purtroppo è arrivato nel momento sbagliato, è arrivato in un periodo dove è andato tutto male, dove tatticamente non ha trovato una sua collocazione. A me dispiacerebbe parecchio una sua, diciamo, cessione perché non l'abbiamo mai visto. Evidentemente Conte lo ha valutato, ha capito che forse non fa il caso suo, non lo so, però mi dispiacerebbe assai. Se Napoli vende Lindstrom per prendere Greenwood, sì, ci vai a guadagnare sul lato tecnico, però ripeto, lato umano. Cioè, raga, parliamoci chiaro, tu se ti prendi Greenwood, ti porti dentro casa un problema, che poi è anche difficile da gestire. Perché mediaticamente parlando, Mo Greenwood, ragazzi, lui si è giocato la carriera, secondo me, con questa cosa. Infatti, oggi pure ho visto il sindaco di Marsiglia che ha detto che non lo vuole. Quindi ti porti dentro casa un problema inevitabile, ti porti dentro casa un giocatore che creerà una spaccatura inevitabile tra i tifosi. Io ci vedo più problemi che vantaggi nel prendere sto Greenwood, sinceramente. La cosa però certa è che Lindstrom probabilmente andrà via, quindi se va via verrà sostituito con qualcuno, o forse non verrà proprio sostituito perché tu comunque lì davanti, anche cedendo Lindstrom, numericamente sei messo a posto. Non lo so, vediamo, però ripeto, io Greenwood sinceramente dico più no che sì. Vi lascio con questo bellissimo tweet di De Laurentiis che è arrivato stamattina. Buongiorno a tutti, quindi ragazzi, è stato ufficializzato anche buongiorno, terzo acquisto di questo mercato. Se vi siete persi il video dove analizzo il colpo, buongiorno, ve lo lascio qui in alto nelle schede, mi raccomando, dopo vedetevelo. Vediamo se arriva Hermoso, poi credo che vedremo qualche situazione in uscita, ecco. Quindi detto questo, ragazzi, il video finisce qui.
Fatemi sapere un po' la vostra nei commenti, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi, mi raccomando che è totalmente gratis, e attivate poi la campanella. Detto questo, noi ci vediamo domani con la conferenza stampa di Conte, perché oggi alle 14 parla Conte, però ho deciso di parlarne domani, ragazzi, perché se avessi voluto parlare della conferenza di Conte, questo video sarebbe uscito probabilmente verso le 8 di sera e sarebbe stato inutile caricarlo, quindi ne parliamo domani con calma. Insieme magari a qualche altra notizia che uscirà nella giornata, quindi noi ci vediamo domani. Buon sabato a tutti e sempre e comunque, Forza Napoli!